Cocos di Nicea, l'astronomo. Un profeta deve avere dei seguaci. Cocos di Nicea fu uno dei primi seguaci del profeta. Marchiato come eretico nella sua città natale, Cocos si unì al pellegrinaggio verso nord. La sua conoscenza delle stelle servì per trovare la strada. Si dice che Cocos e il profeta stessero seduti per ore sotto le stelle a parlare della natura e dell'universo e della posizione dell'uomo all'interno di esso. Costruì per il profeta un planetario meccanico con i pianeti e le stelle, per consentirgli di guardare il cielo notturno anche durante i lunghi e bui inverni. Thank you.
Non posso fare niente per lui adesso. Primo giorno in Siberia ed è successo. 2 anni in Afghanistan e un altro in Indonesia e niente. Ma è bastato un giorno qui sul ghiaccio e boom, la mia prima uccisione. Ho guardato i suoi occhi spegnersi mentre mi supplicava. Non era russo. Non ho idea di cosa dicesse. Sono rimasto con lui, a guardarlo. Il minuto prima era lì e quello dopo, fine. Solo carne. Ho vomitato sulla neve. Vedevo il mio vomito mescolarsi al sangue del ragazzino. Lui ora è solo carne e io sono vivo. Konstantin continua a dirci che siamo qui per un motivo speciale, per compiere il volere di Dio. E ora anch'io comincio a capire. Ho appena saputo che Konstantin sta scendendo dalla prigione. Vediamo di sistemare tutto prima che arrivi. Ehi, mi ricevete? Cazzo, dobbiamo ripristinare le comunicazioni. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia 3 uomini armati. Non ho idea di come abbiano fatto a prenderne uno vivo. Che diavolo è questa gente? I primi rilevamenti hanno segnalato un insediamento sui monti. Sembrava un villaggio di contadini. Credevano si sarebbero arresi subito. Contadini? Un cazzo. Questi sono guerriglieri addestrati. Hanno fatto scappare i sovietici, o almeno così pare. Potrebbe essere un buon segno. Se proteggono qualcosa nascosto tra le montagne, allora siamo nel posto giusto. Tu hai capito cosa stiamo cercando? No, pare lo sappiano solo ai piani alti. Ma deve essere qualcosa di importante. È raro un dispiegamento di questo genere. È quasi un anno che sono sul campo e non ho mai visto niente di simile. L'ultima operazione paragonabile è stata quella dell'isola. Ma quello era un lavoro pulito. Questo è un altro paio di maniche. Vuoi un consiglio? Sguardo basso e poche domande. Vado a vedere. Ricevuto. Da dove cazzo veniva? Ne arrivano altri. Era l'elicottero di Costa. Che cazzo ci fa? Ha preso uno dei team, lo stanno attaccando. Ma c'erano stato 3. Scommetto che non manca. Constantin pretende il massimo da voi. Metti da parte le provviste e dai la presenza.
signore. Potremmo piazzare trappole lungo il perimetro. Questa roba posso confezionare tanti regalini. Proiettili da notte. Qualcuno ha visto. Niente, ma anche nella prima imboscata, quando abbiamo visto qualcosa, erano già dentro. Sanno come è fatto questo posto. Cazzo. Alla faccia dell'operazione di Ortiz. Ma la Trinità si aspetta che li affrontiamo. Vecchia propaganda sovietica. Lenin ha vissuto, Lenin vive, Lenin vivrà per sempre.
poco tempo per morire. Hai poco tempo. Non morirai. L'armata rossa sta arrivando. Da settimane li seguo. Centinaia di uomini costruiscono quel mostro di ferro sul ghiaccio. Molti sono i morti, i corpi congelati sparsi per la tundra. Nessuna cerimonia funebre, nessuna sepoltura o cremazione. Questi nuovi invasori sono crudeli, sono uomini senza Dio. Vengono a cercare i preziosi metalli della montagna? O come molti prima d'ora sono attirati dalla sorgente divina? Il mio popolo deve prepararsi di nuovo alla guerra. È sotto i nostri occhi. Dov'è il resto della tua gente? Avete fatto fuori qualche serbatoio di carburante, ma non basterà certo a rallentarci. Credete davvero di poterci ostare? Solo io e te! Lei sono i Mas. L'hanno preso. Imprigionato. Devi. Oh no. No, no, no. Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa operazione. Sì, ma... No. No. Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Tranquillo. Tranquillo. Non devi temere il dolore. L'obiettivo è a portata di mano. Dobbiamo stare allerta. Se ci riusciamo, un mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Se avrete fede, ci uniremo alla gloria della sorgente divina. Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Quest'affare è a 50 anni. Mi sembra che la valvola abbia ceduto. Bene, chiudiamola. Dopo quell'attacco non possiamo permetterci altre perdite. Ok, ci penso io. Abbiamo ancora problemi con il vecchio impianto del carburante, ma è sotto con... L'attacco è fottuto. Qualcuno può darmi una mano? Compagnia!
Devo trovare come distruggere il serbatoio. Ancora propaganda sovietica. La notte non ci impedirà di lavorare. Constantine è qui. L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. È violento e pericoloso. E peggio ancora, sembra completamente invasato, perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho a che fare. Ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo, dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità. Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei nativi che ho incontrato, cosa potrebbe sapere di tanto importante? La Trinità non lo tratterà certo coi guanti. Forse posso riuscire a trovarlo e a scoprire quello che sa. Devo guadagnarmi la fiducia della gente del posto. Se entro da lì mi vedranno. Deve esserci un altro modo. Sono infiltrato tra le fila dell'esercito nemico e ho scoperto che vengono a cercare le ricche risorse della montagna. Sembra che non sappiano nulla del segreto che custodiamo. Quelli che costruiscono la strada di ferro sono dei prigionieri, schiavi dell'Armata Rossa. Degli enormi macchinari ora usano la strada di ferro per portare altri schiavi, cibo e materie prime per la costruzione di una piccola città. Devo tornare dal mio popolo per pianificare il nostro attacco. Se riusciremo a infliggergli gravi perdite prima che raggiungano la montagna, potrebbero arrendersi e tornare indietro. Non sparare, non sono fuori. Chi siete voi? Non c'è tempo per le presentazioni. Se cerchi risposte, ascolta attentamente.
Siamo riusciti a distruggere la vecchia antenna radio, ma possono ancora tenersi in contatto grazie ai ripetitori. Dobbiamo distruggerli. Se mi aiuti, dirò agli altri che possono fidarsi di te. Me ne occuperò io. Bene, non abbiamo molto tempo. Siamo stati dei pazzi. Pazzi superficiali e arroganti. Credevamo di poterli fermare, ma gli uomini dell'Armata Rossa sono molto più numerosi di noi. Hanno armi molto più potenti e continuano ad aumentare. Io e molti dei miei compagni siamo stati catturati e costretti a lavorare nelle miniere della nostra montagna. È solo questione di tempo prima che scoprano il nostro segreto. Quando succederà, dovremo essere pronti. Devo riuscire ad estorcere altre informazioni al prigioniero. Se dovrà farlo Constantin,
non sarà per niente felice. Faremo più pressioni, ma lui ha chiaramente una certa esperienza con le tecniche di interrogatorio. Crediamo che sia il leader dei discendenti. Deve sapere qualcosa della sorgente divina. Scopri i suoi punti deboli, inventati qualcosa. Questo prigioniero, forse posso trovarlo. Deve averlo installato la prima. Thank you.
Una foto di famiglia. Sono russi, fine anni 50. Forse uno di loro era imprigionato qui. Sei stata la prima ad accendere la stella del progresso. Oh, dedicato ai cosmonauti. Trinità sta cercando la sorgente. Devo scoprire quello che sanno. Non c'è modo di abbatterlo per ora.
Deve esserci il modo di salire nella vecchia prigione. Spero che tu abbia ricevuto il mio ultimo nastro in tempo. Sto prendendo l'abitudine di registrarti questi messaggi. Ana dice che ogni tanto dovrei staccarmi dai miei libri e dalle mie carte per ricordarmi perché sto facendo tutto questo. So che mi odi per essermene andato, ma un giorno vedrai che ne sarà valsa la pena. Tutto questo non sarà stato invano. Ti saluto con affetto. Impegnati negli studi. So che il tuo lavoro era davvero importante. Ma all'epoca non mi sembrava così. Tutto questo mi ha comunque insegnato a essere indipendente e a prendermi cura di me stessa. Lezioni che si sono rivelate molto importanti.